L'integrazione funziona esattamente nel momento in cui le regole di accoglienza funzionano, esattamente nel momento in cui accanto a dei diritti esistono anche dei doveri. La legge Bossi-Fini, che ho citato prima, che è stata fatta nel 2002, che regola e disciplina il fenomeno dell'immigrazione del nostro paese, che non è stata cambiata, nonostante la sinistra da 15 anni la critichi, ma non hanno mai avuto il coraggio di poterla cambiare, si basa su alcuni presupposti. Entri nel nostro paese se hai i documenti a posto, se hai un lavoro, se hai una casa, se hai un reddito, cioè se hai tutti quegli elementi necessari e sufficienti per adesso poter vivere tranquillamente sul nostro territorio. Non la cambieranno. Non la cambieranno, così come non hanno cambiato il reato di immigrazione clandestina. Guarda, io l'ho vissuto direttamente perché sono in commissione giustizia. L'ipocrisia del governo, l'ipocrisia della sinistra, l'ho seguito sul reato di immigrazione clandestina. Cambiato in un disegno di legge, cancellato in un disegno di legge, su un emendamento tra l'altro del Movimento 5 Stelle, ed è il motivo per idea. Cui noi col Movimento 5 Stelle non riusciamo e non possiamo avere alcuna collaborazione, è stato cancellato in un disegno di legge nel momento in cui il governo si è trovato nelle condizioni di dover approvare la legge delega di cancellazione del reato di immigrazione clandestina, timoroso delle eventuali ripercussioni sull'opinione pubblica, non l'hanno cancellato. Oggi il reato di immigrazione clandestina è presente nel nostro paese, ma non è applicato. Quindi l'ipocrisia della sinistra, l'ipocrisia del ministro Orlando.